Presso il comitato elettorale di via Anfiteatro 155 a Taranto, quello dell'assessore regionale Mino Borracino ha presentato la sua candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia. L'ex sottosegretario di Stato, l'onorevole Antonio Bruno, originario di San Marzano di San Giuseppe, ha una grande esperienza in politica e si candida con la lista Senso Civico Nuovo Ulivo per la Puglia, a sostegno del presidente Michele Emiliano. Recentemente è stato formalizzato l'accordo politico su base regionale con i socialdemocratici, di cui l'onorevole Bruno è tra i massimi esponenti nazionali. Qual è lo spirito che ha spinto questa candidatura e quali le priorità per voi? Lo spirito è quello di inserire in una lista un contributo di impegno, di passione politica, di impegno quotidiano verso la risoluzione di molti problemi, il problema dell'agricoltura, il problema della sanità, il problema del lavoro per i giovani. Ha parlato di una lista variegata e composita. Ecco, che tipo di personalità la compongono? È una lista molto forte, a partire dalla presenza dell'onorevole Antonio Bruno, ma poi la presenza del collega consigliere regionale Peppino Turco, anche lui molto attivo soprattutto sul campo della sanità, la professoressa Maria Grazia Mellone da Palagiano, candidata del tavolo verde per l'agricoltura dell'onorevole Paolo Rubino, c'è la candidatura molto forte a Manduria di Gloria Saracino, dirigente psicologa, che avrà un radicamento molto importante nella zona orientale, il consigliere comunale di Montemesola Donato Alba, partendo dalle cose positive fatte in questi anni dal governo regionale, riuscirà a mettere in campo anche alcuni correttivi su alcuni temi che non ci hanno visto proprio brillare, come ad esempio, per espressa ed esplicita volontà dell'onorevole Bruno, il tema dell'agricoltura, del PSR.